Due multe ad altrettanti ragazzi perché non indossavano la mascherina in Piazza della Badia. È questo il bilancio dei controlli della Polizia Municipale di Arezzo durante l'ultimo weekend. Ma quello che in questo momento preoccupa maggiormente è l'uso, in alcuni casi anche l'abuso, di alcol da parte di giovanissimi. Fine settimana, come in altre città italiane, si è verificata anche Arezzo e la solita situazione che riguarda molto i giovani, quindi un uso non proporzionato per l'alcol, quindi diversi giovani oltre l'orario delle 18 continuavano a bere in maniera non consentita. Tanti o forse troppi, dunque, i bicchieri in mano ai giovanissimi nelle zone più calde della Movida, ma non solo, pochi invece i dispositivi di protezione individuale in una situazione già di per sé difficile, con la curva del contagio che purtroppo negli ultimi giorni è tornata a salire. Questo è un dato conseguenziale, in quanto il contagio viene assunto anche da giovani, quindi non solamente sono gli anziani a rimanere positivi al Covid, però si è visto un abbassamento dell'età. Nel corso dell'ultimo weekend, infine, la Polizia Municipale ha anche disposto la chiusura di un locale. È stato un assembramento di tavoli in un numero non consentito, quindi si parla di oltre 10 persone in ogni tavolo, e addirittura si sono verificate anche delle situazioni in cui le persone ballavano. Ecco, i controlli proseguiranno, siamo in zona gialla, ma l'attenzione deve rimanere alta anche alla luce dei dati degli ultimi giorni, insomma abbiamo registrato un vero e proprio balzo. Esatto, i controlli continueranno, noi si è predisposto dei servizi straordinari con anche delle pattuglie in borghese per riuscire a mantenere il livello del contagio all'interno almeno della zona gialla.